Un minuto con Padre Pio in questo periodo di quarantena nel convento di Sant'Anna a Foggia, che ospitò il Santo Cappuccino per diversi mesi, fu un periodo molto importante. Avremo modo anche di raccontarvi questo nelle prossime settimane. Nel 1923, il 30 marzo, era Venerdì Santo. Oggi vogliamo raccontarvi la delicatezza di Padre Pio che ebbe nei confronti di un suo confratello, Frate Egidio. Frate Egidio aveva trascorso una quaresima ricca di aspri digiuni e stava veramente male. Beh, quel giorno i frati si meravigliarono di un episodio. Padre Pio aveva allontanato da sé, soprattutto durante tutta la quaresima, anche la parvenza della cena, non cenava. Quel giorno chiese ai suoi confratelli la possibilità di bere una tazza di cioccolato caldo e un poco di frutta, al che i frati si meravigliarono perché tutta la quaresima e poi giusto il Venerdì Santo Padre Pio chiedesse una tazza di cioccolato caldo. Beh, la tazza di cioccolato caldo, nel momento in cui gliela portarono, era per Frate Egidio, che si schernì, che non voleva, ma a quel punto Padre Pio disse: portatemene due di tazze, una per me e una per Frate Egidio. E così poi cenarono insieme.